farsi le pippette, no? Compiere atti di autoerotismo non è un male, non è una cosa di cui doversi vergognare. Salve a tutti, utenti di YouTube, dal vostro Leandro, il conoscitore italiano. Eccomi qua. Piccolo, piccolo lavoro geografico, alle mie spalle il paese di Sambuci o Saracinesco, poi abbiamo Gerano, poi abbiamo, se non erro, Tivoli, va bene? Ecco qua, i paesi della regione Lazio, va bene? Voi, grazie a me, vedete idealmente parlando i paesi della regione Lazio, va bene? Viva il Lazio, la mia regione, io sono orgoglioso di essere un laziale, non della Lazio squadra calcistica, di vivere nella regione Lazio, va bene? Perché è una bellissima regione, abbiamo montagne, abbiamo mare, abbiamo colline. Il Lazio è una regione che si affaccia sul mare, ma dentro ha anche tante belle colline e montagne. Va bene? Se invece andate in Lombardia ci sono soltanto città, paesi, basta. Il mare dove sta? Il mare sta a Ostia, per esempio, nella regione Lazio. Allora, farsi le pugnette, no? Dice, ma guarda che farsi le pugnette è una cosa sbagliata, no? Va contro la religione cattolica. Sì. La religione cattolica infatti non ammette che una persona, bara un essere umano, si faccia le pugnette, no? Guardate, guardate che spettacolo, guardate. Guardate, guardate i caseggiati dei piccoli paesi. I caseggiati, eh? È vero buon cielo, è vero buon Dio. È tutto fottutamente vero, ragazzi. Non è che è una cosa sbagliata, falsa o non vera. È tutto fottutamente vero. Nel senso che per la società di oggi, se tu ti fai le pugnette, ti tiri le zaganelle, sei visto come uno sfigato. Vuoi o non vuoi, sei visto come un povero fallito nell'ambito intimo, nell'ambito delle relazioni umane. Dice, mazza, ma che fate, fare le pippe? A Roma c'è questa ideologia, no? Io sentivo i pischelli, no? Quando ero ragazzino, no? Allora, le medie, no? Oh, vedi, ma che se fai pippe quello? Mamma mia, che coglione. È vero, cioè, per i ragazzi di oggi, farsi le pippe effettivamente è un comportamento di persona, di soggetto. Ma quello è un soggetto, quello è un co-GL-ione, no? Semplicemente perché compie atti di autoerotismo. Va buono? Ora, il problema qual è? Il problema è che in fin dei conti siamo tutti esseri umani e non possiamo andare a condannare chi compie atti di autoerotismo. Perché? Punto interrogativo, punto di domanda. Perché se quel ragazzo, o anche quella ragazza, se parliamo di ragazza brutta, esteticamente parlando, compie atti di autoerotismo, è arrivato a compiere quegli atti di autoerotismo non perché gli piace farli, no? Dice, li fa perché gli piace, no? No. Perché probabilmente quel ragazzo o quella ragazza, non potendosi permettere di avere una donna e o un uomo, un fidanzato e una fidanzata, è costretto o costretta, obbligato o obbligata, a tirarsi le pugnette o a farsi i simpatici ditalinetti. Ok? Si può dire che è uno sfigato, perché alla fine di questo si tratta. I più considereranno l'atteggiamento in questione come un atteggiamento da sfigato o da sfigata, ma in realtà non si tratta di questo, va bene? Perché significa che quella persona non riesce a trovare un ragazzo o una ragazza, non riesce a trovare un uomo o una donna, avendo delle difficoltà oggettive e soggettive, è chiaro che davanti ad una situazione di questo tipo, barra ad una situazione del genere, un uomo, un ragazzo, una donna, una ragazza, se è brutta e o se è brutto, per forza di cose dovrà ricorrere allo strumento di piacere assoluto, che poi assoluto, relativo a mio avviso, chiamato per l'appunto atto di autoerotismo. Va bene? Quindi non cerchiamo di essere patetici e banali. Analizziamo la realtà per come si presenta. I bambini, i ragazzetti di oggi,
Probabilmente sei anche tu, ragazzetto, che mi stai guardando, no? Magari ci avrai 17-18 anni, oppure 19. Dice, ma sì, infatti non è uno sfigato lui se vai di petto, è vero. Se se ne fa, è per un motivo valido, pesante. Magari quello ha difficoltà. Come fa? Come fa a sfogarsi? Dice, ma io mi sfogo in qualche modo, no? Come fai a sfogarti se non puoi? Come fai a divertirti se non riesci? Come fai a rasserenarti, no? A divertirti, ripeto, se effettivamente parlando hai delle difficoltà elevate, palesi, tangibili, perché magari nessuno ti si fidanza con te. Io vi ricordo che noi esseri umani siamo in realtà animali, come tutti gli altri, però dotati di cervello, o meglio di coscienza e consapevolezza, ok? E vogliamo divertirci. Mentre gli animali non si divertono perché alla fine vivono una vita, se vogliamo, apatica, no? Si alzano, si svegliano, mangiano, dormono, si svegliano, mangiano, dormono. Noi siamo animali che dobbiamo servirci del divertimento, dobbiamo divertirci e vogliamo la PlayStation 5 e vogliamo la PlayStation 6, l'Xbox, Nintendo Wii, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS. All'epoca c'era il Super Nintendo. Vi ricordate il Super Nintendo, raga? SNES, Super Nintendo Entertainment System. Il grande Pio 3D che saluto. Ci ha fatto un sacco di video, no? Fabrizio, il grande Fabrizio. Come si chiama di cognome Fabrizio? Non ve lo dico, c'è una privacy, ok? Fabrizio, in arte Pio 3D, ha fatto un sacco di video dei miei ricordi, dei miei anni, gli anni 90, no? Col Super Nintendo. Io, regà, con mio cugino a Roma, passavo i pomeriggi a giocare al Super Nintendo, a tutti i giochetti, i videogiochi del Super Nintendo, va bene? E quante ore ci facevo? Avevo le mani consumate, mamma mia, ecco. Questo per dirvi che noi esseri umani vogliamo sempre divertirci. Gli animali no. Noi pensiamo al divertimento, a fare bisboccia. O divertimento di sessuale, gli adulti, i ragazzi. O divertimento videogiochi. O divertimento tipo passioni, tipo calcio. Quello pure è un divertimento, eh. Sembra che non è, ma è un divertimento. Oppure facciamo i bullisti, i bulli, no? In gruppo facciamo tutti i bulli. Quando siamo in gruppo, quando siamo da soli tutti santi. Da soli tutti sono tutti gli angeli niso. In gruppo tutti stronzi. Tutti i bulletti, va bene? E questo per farvi capire che siamo ottenebrati dalla voglia di divertirci. Cerchiamo il divertimento puro e bieco. Il divertimento puro e bieco ci porta ad essere così, a essere animali con coscienza e con consapevolezza, e nel momento in cui abbiamo un eccesso di coscienza e di consapevolezza, siamo, diciamo così, impauriti dinanzi alla morte. Perché? Perché l'eccesso di coscienza e di consapevolezza ci porta a pensare troppo e a farci delle domande su che fine faremo, che fine farà questo corpo, dove andrà a finire e cosa c'è dopo. Se tu hai un eccesso di coscienza e di consapevolezza, è finita. Tu avrai sempre paura della morte. E non riuscirai a viverti la vita. Perché? Perché penserai solo alla morte, dimenticandoti che c'è una vita che devi vivere. Punto. E a capo. Da Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Ricordatevi quindi, non è un male farsi le pugnette, anzi è un bene perché poi prevenite il tumore della prostata, fatevele, non vi preoccupate. Vi riscoprite, scoprite meglio il vostro corpo. Bisogna vergognarsi? Secondo me no. La religione dice che è un peccato, stica 2ZI per me. È una mia opinione, sia ben chiaro. È un male? No, fa bene. Svuotate le palle, svuotate la prostata. Prevenite il cancro alla prostata, ok? Inoltre, nel momento in cui andate a emettere il simpatico, dolce, meraviglioso liquido bianco dalla vostra uretra, dice, qual è l'uretra? È quel buchino, questa è la cappella, no? Questa è la cappella. Quel buchino che avete qua, c'è un bel buchino qua da cui esce lo schizzo, no? Vedi il bel buchino, no? E da quel buchino esce lo schizzo bianco. Bene, quello che voi mettete, nel momento in cui mettete quella roba, le endorfine sono. Mentre state bene anche dal punto di vista morale, cioè vi sentite soddisfatti, no? Raggiungete il piacere assoluto, va bene? Quindi, e rilasciate anche nell'atmosfera, intorno a voi, delle endorfine positive. Quindi è benefico, fa bene, ok? Non ne abusate perché diventate ciechi. No, sto scherzando, non si diventa cieco, tranquilli. Però non ne abusate perché chiaramente non è una cosa che
che si può, di cui si può abusare, però stai tranquilli e sereni, punto, va bene? Da Leandro, guardate che spettacolo, ma dove trovate posti come questi? Dice, mazza, che posto magnifico, oh qui c'è uno brutto, guardate, no, guardate che ci ho trovato qua, ma che è un caffè? Che schifo, raga, che schifo, aspetta, ve lo voglio inquadrare, ditemi se lo vedete, ragazzi, non è caffè, ragazzi, si vede? Ci hanno messo, siamo tipo dei pinoli. Vediamo, vediamo un po' cosa posso fare. Cosa succede se ce lo metto? Wow, che bello. Che bello, pare cacca. Mamma mia, che schifo. Cioè, in pratica ci ha piovuto, raga. Capito, ci ha piovuto, raga. Ma prendete conto, raga. Guarda che bello. Eh? Facciamo una cosa bella, raga. Facciamo una cosa bella. Adesso. Dai, spettacolo. No, ha fatto casca tutto, mannaggia la Peppa. Vabbè, raga, vi voglio bene. Un saluto a Nicolò Leandro, il conosciuto italiano. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando. E lasciate un commento e anche un bel like. Ciao.